di questo nuovo video, bentornati sul mio canale. Allora, dopo la moda del lievito fatto con la birra, che è miseramente fallito, adesso in questi giorni sta circolando sul web, grazie allo chef Stefano Barbato, il lievito di birra fatto in casa. Ed ovviamente io voglio sperimentare anche questo, quindi la ringraziamo chef per averci delucidato su questa cosa, anche se mi sono chiesta come mai non l'ha fatto uscire prima questo lievito di birra, perché molti erano giorni che si lamentavano che non si trovava più questo lievito di birra. Però vabbè, è arrivato, quindi adesso andiamo a sperimentare. Ci serviranno 25 g di lievito di birra, quindi un cubetto, 25 g di acqua, 60 g di farina 00. Andiamo con le mani in pasta. Allora, come vi dicevo, abbiamo bisogno di 25 g di lievito di birra, quindi tutto un cubetto che andiamo a sbriciolare. Poi aggiungiamo 25 g di acqua. Andiamo a sciogliere il tutto con la spatolina. Ok, una volta fatto questo, andiamo ad aggiungere 60 g di farina 00. Fatto questo, andiamo ad impastare con le mani, ovviamente. Allora, una volta che abbiamo formato il nostro super grandissimo panetto di lievito di birra, lo andiamo a mettere in una coppetta di vetro. Sto seguendo proprio pari pari come ha fatto lui, e con la pellicola lo lasciamo riposare 24 ore in frigo. Come avete visto, in 2 minuti abbiamo realizzato un super panetto di lievito di birra. Si può anche surgelare, da quello che ho capito, quindi si può dividere, si può moltiplicare, quindi dopo 24 ore si può prendere 25 g di questo lievito di birra e si può moltiplicare ancora, quindi all'infinito. Lo potete tenere in frigo, se ho capito bene, per una settimana. Non vi dico precisamente tutto, perché ovviamente per me è sempre un esperimento, come quello fatto con la birra. Io non sono uno chef, non vi posso dire nient'altro, quindi se volete se volete fare delle domande, volete sapere qualcosa in più, magari chiedete a lui, perché io ho visto il suo video e mi sono incuriosita. Quindi fra 24 ore ci rivediamo sul mio canale per fare una ricettina, e io penso che il resto del lievito me lo surgelo, perché no, così mi sarà utile nel tempo. Io vi mando un bacio, fatemi sapere se l'avete provato anche voi. Ringrazio ancora lo chef Stefano Barbato per questa genialata, perché secondo me questa è una cosa geniale, avere un lievito e poterlo moltiplicare sempre. Vi mando un bacio e al prossimo video. Ciao!